Raccontare storie di integrazione nel mondo del pallone, un progetto di WISP e Lega Calcio presentato a Bologna. Ce ne parla Nelson Bova. Essendo una ragazza, diciamo, brasiliana, quindi neanche italiana, potrei aver avuto esperienze di, non so, razzismo, integrazione, invece assolutamente sono stata sempre integrata, al contrario di quello che si può pensare nel mondo dello sport. Qualche volta può scappare qualche insulto razzista, quindi Succede anche a te? sì. Quindi dispiace, cioè dispiace per il giocatore che subisce questi insulti. L'idea è ricostruire con la memoria e con i racconti di oggi la nostra società, perlomeno la storia dell'Italia che inizia con la passione per il calcio professionistico e dilettantistico. Storia che va dai grandi personaggi del passato, come Arpad Weitz, allenatore di Inter e Bologna, con la quale ha vinto due campionati nel 35 e nel 37, successivamente perseguitato per le sue origini ebraiche, e fino alle storie di oggi di discriminazione, ma soprattutto di integrazione. Quell'integrazione che prima di leggi, norme e differenze linguistiche e culturali solo lo sport sa cogliere. A proporre il calciastorie, oggi in un liceo sportivo di Bologna, da domani in giro per le scuole d'Italia, la Lega della Serie A e la WISP, che da 18 anni propone i mondiali antirazzisti. Il mondo professionistico, appunto, se investe in cultura dell'integrazione, può ritornare ad essere un grande esempio, come lo è stato e come lo sport deve essere all'interno di una comunità. Racconteremo storie di emigrazione, racconteremo storie di apartheid, racconteremo storie di solidarietà e di integrazione, racconteremo le storie dei primi calciatori di colore che molti, molti anni fa sono venuti a giocare in Italia. Ai ragazzi chiederemo di raccontare le loro storie del quartiere, le storie del cortile, e quindi di integrarle con le nostre e con quello che gli offriamo.